Rossana. Rossana, sono presente qua. Rossana è presente in presenza. Sofia. Assente. Salmur. Presente. Presente. Saluzzo. Presente. Bene. Sampeire. Buongiorno signor Gianella, mi perdoni ma ero, sono collegata a un... Allora, Sampeire. Assente. Sanfront. Sanfront. Assente. Sant'Albano Stura. Presente. Savigliano, ho visto passare sullo schermo. Presente. Scarnafigi. Presente, ma posso dire qualcosa? Eh? Io non vi vedo, mi sento solo. Okay. Io regista. Assente. Grazie, Nico. Okay. C'è qualcuno che sta facendo una chiamata personale che si intromette sul passaggio. Se riuscite a disattivare i microfoni quando non parlate, grazie. Allora, Scarnafigi c'è e ci sente? Io sento bene, ma non vedo. Cosa mi dice la regia? Che sento. No, ma no, lei, il regista, Enrico. Bisognerebbe controllare solo se non ha disattivato la telecamera. Perché... No, mi dà la videata con scritto. Appena inizia la riunione avviseremo gli utenti che sono dentro. Boh, mi dice quello. Vuol dire che si è collegata due volte, perché se noi la sentiamo vuol dire che è già dentro la riunione. Probabilmente ha due collegamenti attivi. Sì, perché sono entrata alle meno 5, non c'è niente e sono riuscita... Quindi sto così. Se vuole uscire e rientrare, io la faccio rientrare. A quel punto dovrebbe funzionare, però controlli di non avere più ingressi già fatti. Ok, io posso, Allora, Scarnafigi c'è, lotta insieme a noi. Va bene. Torre San Giorgio. Presente. Trinità. Presente. Venasca. Venasca, assente. Verzuolo c'è, ovviamente, ed è presente in presenza. Villafalletto, assente. Villanova Solaro, assente. Vottignasco, presente. Presente. Allora, abbiamo in presenza... Dovrebbe essere arrivato Morello ancora. Murello c'è? Murello c'è? Batte un colpo. Murello? Sindaco? Il mio sindaco? È entrato anche Venasca adesso. Allora, Murello c'è? Me lo confermate? Io non lo sento. No, non si sente, però lo vediamo collegato, non lo sentiamo. Però. È come Monasterolo allora, è assente per adesso. Venasca invece si sente, si vede? Entrata, però ci sono, eccolo, questo è Venasca. Quindi, mentre Murello al momento è ancora assente, come assente Monasterolo. Allora, giusto per capirci, in presenza io ho presenti in sala Paesana, Revello, Rossana e Verzuolo, è giusto? Confermo. Quanti millesimi fanno questi signori? Contiamo un attimo. Vedi che arriva qualcuno. Comune? Di Melle. È arrivato Melle in presenza qua adesso. Melle in presenza. Bene. Quindi Melle è in presenza. E diventano 5. Quindi P5. Millesimi. Perché è che stiamo raccogliendo lì. Allora, totale con tutti farebbe 24,574. Adesso calcoliamo. Buonasera. Volonghera. Volonghera, abbiamo capito bene.
Sì, Polonghiera, guardi, non riesco ad accedere dal computer, sono col telefonino. Okay. Ho provato. La vediamo. La vediamo, la vediamo. La vediamo e la sentiamo benissimo. Benvenuto. Molto bene. Polonghiera, presente da remoto. Quindi, solo per capirci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 86 millesimi, 86 dei presenti in sala. Scusate, io ho fatto un casino, ho segnato Monasterolo presente in presenza, che non ha senso. Allora, quindi, 5 presenti in presenza con 86 millesimi. Perfetto. Quanti presenti in remoto, perché ho già contato tre volte, sbaglio sempre a contare. Può essere 20, se non ne abbiamo contato bene. 5, 6, 7. 1, 2. A me corrisponde 20. Io e Rene siamo allineati su 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sì, anch'io ne ho 20 in remoto. Quanti millesimi fanno i remoti? 4, 9, 5. Come numeri ci siamo, però non è che abbiamo niente da buttare via. Manca un comune grande. Forse sta provando a entrare. Strano, perché l'altra volta non aveva avuto problemi. Sì, e in più abbiamo ancora sempre Monasterolo e Fallo, che se per caso riescono a parlare si facciano... Anche Murello! Ho sbagliato io, Monasterolo e Murello volevo dire, che non li abbiamo contati, ma io li vedo collegati e non li sentiamo. Allora, quindi al momento siamo così, sono presenti 25... per un totale di 581, giusto? Sì, totale sì. Ok. È regolare. Sì, sì. Per me è costituito, possiamo cominciare. Ho solo ancora bisogno di una cortesia. Del consiglio d'amministrazione, chi c'è presente in presenza? Solo c'è il presidente, direi. Il presidente Piola. Solo Piola. E in videoconferenza chi è presente? Visto sicuramente Rostagno. E Rostagno l'ho visto. E credo anche a Burra. E Claudia Burra. E Rostagno. Sì. Ottimo. Allora adesso sono pronto per partire quando volete. Iniziamo. Sì, sì. Forse bisogna girare la macchinetta. No, ma ci sente. Ci sente. Questa. Prova a parlare. No. Dici che gira di là, ma no, secondo me se fa... Prende te. Allora, aspettiamo una ricordata. Spero che quello va in automatico. No, adesso non sento più, non sento niente io. Ho detto buonasera a tutti. Ah, adesso sento, grazie. L'Assemblea ricordo che ha un ruolo di indirizzo e di controllo. Siamo alla riunione anche in videoconferenza come stabilito col decreto del 21 aprile. È la prima riunione dopo l'elezione del Consiglio di Amministrazione che abbiamo completato il 22 ottobre. È arrivato Racconigi? È entrato Racconigi, segretario. Sì, lo devo presente dall'inizio. Allora, Racconigi, presente in presenza. Sì. Quindi aggiungiamo una persona e siamo 26. E quanti millesimi aggiungiamo? 59.
quindi 59, andiamo a 6.40? Di 6.40, sì, esatto. Abbiate pazienza, queste cose qua di solito le faccio dietro le quinte con Giorgio e Irene, vi devo rompere le scatole perché devo chiedere, abbiate pazienza, scusate. Allora riprendiamo? Sì, sì. La cosa è che è la prima riunione dell'Assemblea dopo l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Colgo quindi l'occasione per salutarli, per augurare buon lavoro. Li cito per nome: Aburrà Pier Claudia, Peotta Paolo, che è stato nominato dal Consiglio stesso, dal Presidente come Vicepresidente, Tribaudino Alessandro, Rostagno Barbara e Piola Giampiero, che abbiamo eletto come Presidente. Noi sappiamo che il ruolo del Consorzio all'interno della situazione di pandemia è un ruolo, direi, strategico, perché la pandemia determina la diseguaglianza, l'abbiamo già visto, e le nuove povertà. Io devo, penso di interpretare l'Assemblea, ringraziare tutti gli operatori e le operatrici del Consorzio in questa fase. Stanno svolgendo un ruolo molto importante per quanto riguarda appunto il recupero rispetto ai danni che la pandemia sta determinando. Grazie quindi alle operatrici e agli operatori che lavorano nel territorio, ai responsabili, agli operatori del Consorzio. Noi sappiamo, come sindaci, lo tocchiamo ogni giorno con mano, che le politiche sociali sono di aiuto e di sostegno. Noi intendiamo queste politiche non come assistenzialismo, ma sono vitali per quanto riguarda la condizione delle persone ed inoltre sono vitali tali quanto le politiche sanitarie. Quindi noi siamo convinti che il Consorzio, proprio in questa logica, sta lavorando in rete per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Il Consorzio, che ha esperienza e professionalità, quindi di fatto contribuisce a creare il nuovo welfare territoriale, dove c'è bisogno della protezione, ma c'è anche e soprattutto il bisogno, la fase 2, del rilancio. Chiudo ricordando al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Piola, che nelle due giornate che abbiamo fatto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione abbiamo recuperato, abbiamo definito l'importanza di vederci un'ora, due ore come assemblea dei sindaci per discutere rispetto al futuro del Consorzio all'interno di questa situazione. Cioè, dopo 23 anni, che ne facciamo del Consorzio Monviso Solidale? Quindi, a fare questa riflessione, Presidente Piola, proprio fuori, oltre i numeri e i dati, per fare una riflessione politica come sindaci rispetto all'adeguamento, rispetto alla riforma che sarà necessaria al Consorzio per affrontare questa partita. Ovviamente con calma, possiamo prevederla dopo le festività, eccetera, una gennaio, eccetera, un momento di approfondimento politico sul ruolo e i cambiamenti del Consorzio. Detto questo, per quanto riguarda l'ordine del giorno, il punto A, i versamenti, mi conferma il ragionier Morra, che sono regolari da parte di tutti i 56 comuni, quindi è un elemento questo molto importante di regolarizzazione dei rapporti. Passiamo quindi al punto 1, che è il bilancio di previsione 2020-2022, la variazione al numero 5. La parola al Presidente Piola, che è al fondo del salone. Prego. Forse però è arrivato Dagnasco, scusate. Sì. Dagnasco conferma l'entrata? È arrivato Dagnasco? Sì, grazie. Confermo, sì, grazie. Chi è di Dagnasco?
Bertola, Raffaele, assessore. Perfetto. Allora, arriva l'Agnasco, quanti millesimi? 8. Grazie, benvenuto, buonasera. Grazie a voi. Prego, Presidente Viola. Ah, spero di non fare un problema, non creare problemi a parlare di qua, ma mi sembra che si senta bene. Se ci sono degli eco, ditemelo che vediamo come risolverlo. Allora, grazie, Presidente, grazie all'Assemblea per la conferma che abbiamo avuto, che ho avuto come Presidente, e per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Ci siamo già trovati in due sedute, mi sembra che ci siano tutte le condizioni per poter effettivamente lavorare al meglio per il Consorzio, e quindi in questo senso direi che sono molto soddisfatto di questa ripartenza, di questo per me secondo mandato che cercherò di onorare al meglio. Credo che l'elemento sottolineato dal Presidente Paneo di un momento di riflessione politica fatta appunto all'inizio del nuovo anno, sperando di poterlo fare in condizioni di presenza, perché si fatta riflessione secondo me avrebbe maggiore valore se riusciamo a farla vedendoci di persona. Nel sperare questo, credo che sia un'ottima cosa da fare appunto all'inizio di questo mandato, in maniera tale da poter, come dire, ragionare insieme e darci degli obiettivi comuni per poter traghettare il Consorzio verso appunto i suoi oltre 25 anni, nel momento in cui appunto questo mandato traguarderà ampiamente quel traguardo. Rispetto al primo punto del bilancio di previsione, la variazione numero 5, credo che sia opportuno, come di consueto, mantenere le tradizioni, cioè invitare la Regione Amorra a darci un po' un elenco di quelli che sono gli elementi che vengono inseriti in questa variazione, che essendo in corso d'anno appunto viene fatta soprattutto per andare a registrare alcune partite che si sono concretizzate. Grazie. Ragioniamo allora, ho preparato alcune slide, non ho bisogno di arrivare, state aggiungendo, perfetto. Aspetta. Non so se tutti vedete, qua, quelli in presenza sicuramente, non so gli altri, se vedete tutti? Io vedo lei. No, quindi non vedo, no. Aspetta solo un secondo che... Chiamiamo il tecnico per le slide. Che belle le riunioni di presenza. Sì. Mannaggia. Sul maxi schermo qua vi garantisco che si vedeva. Aspetti. Come che possano che non riesce a collegarsi adesso. Dovrebbe essere in arrivo. Sì, ok, la vedono tutti adesso. Confermate che vedete le slide? Sì, vede, grazie. Sì. Perfetto. Sì, grazie. Perfetto. Benissimo. Allora, sono poche e brevi, cerco di essere assolutamente conciso, ma ho cercato di riepilogare un attimino gli elementi essenziali di questa variazione di bilancio, che come sapete è l'ultima possibile per l'esercizio 2020 soprattutto. Primo punto, i trasferimenti regionali. In parte l'avevamo già visto in altre assemblee di quest'anno, è più un riepilogo che non diciamo contenuto di questa variazione di bilancio, ma volevo farvi questo schema, diciamo, che abbiamo già usato in altri anni, di tutti i trasferimenti, quelli diciamo standard della regione, quindi non progettuali. Tutti quelli che vedete in verde sono trasferimenti che ci sono già stati confermati quest'anno anche in anticipo rispetto agli anni precedenti, in quanto nei mesi di maggio e giugno sostanzialmente sono arrivate tutte le determine e sono tutti trasferimenti di totale competenza della Regione Piemonte. Quindi eccezionalmente rispetto a quello che ormai era da prassi, già nell'estate avevamo la conferma di tutte quelle cifre. Come vedete, sostanzialmente erano tutte confermate rispetto al precedente, la colonna della variazione la vedete quasi completamente vuota,
salvo che è stato incrementato, anzi è stato raddoppiato praticamente uno dei fondi legati alla non autosufficienza degli anziani, per cui abbiamo ottenuto 174 mila euro in più, e tutti gli altri praticamente, a parte una piccolissima cifra sui malati di provenienza psichiatrica, sono confermati nelle stesse cifre del 2019. Quello che è tuttora incerto sono i due, ma come tutti gli anni, i due fondi che hanno derivazione nazionale e che sono quello che vedete nella parte alta della tabella, una parte del fondo indistinto, ripeto, che transita dalle regioni ma che arriva dallo Stato centrale. Noi comunque in previsione di bilancio avevamo previsto la somma non del 2019 ma quella del 2018, che era, come dire, la cifra storica che ormai da anni veniva confermata. L'anno scorso, per chi c'era, se si ricorda, a dicembre abbiamo avuto invece la comunicazione del fondo 2019 che prevedeva 332 mila euro di incremento su quel stanziamento nazionale. Ora, noi prudenzialmente, siccome in questo momento quella comunicazione lì non c'è ancora, abbiamo rimesso a bilancio la vecchia somma del 2018, quindi se tutto va bene come dovrebbe essere, probabilmente avremo di nuovo quei 332 mila euro che adesso vedete in rosso. Nel mese di dicembre dovremmo avere la comunicazione ufficiale e, come l'anno scorso, lo manderemo ad avanzo vincolato e lo useremo nell'esercizio successivo, cioè nel 2021. L'altro fondo invece storicamente è sempre arrivato nel mese di dicembre ed è quello per la non autosufficienza, di nuovo come quello di cui vi ho appena parlato, fondo nazionale che transita dalle regioni, quindi a noi fisicamente arriva dalla regione ma è di derivazione nazionale, e ancora più consistente perché vedete che la cifra era 1.473.000 euro, ma come sempre, perché è nato, come dire, è nato nel mese di dicembre, quindi era impossibile già dal primo anno spenderlo nell'anno in corso, tutti gli anni o viene accertato nell'anno in corso e mandato d'avanzo vincolato, alcuni anni è arrivato anche un pochettino più là, quindi già nel mese di gennaio effettivamente finisce sull'esercizio successivo. Questo è un po' il tecnicismo del nuovo sistema di contabilità, ma purtroppo dobbiamo fare così, quindi a seconda di quando ci viene comunicato ufficialmente viene accertato, quindi a livello di entrata sull'anno di comunicazione, ma comunque la spesa sarà sull'anno successivo, perché è evidente che non riusciamo a utilizzarlo nell'anno di assegnazione. Questo è il riepilogo, quindi diciamo che il quadro è sicuramente positivo. Aggiungo un'ultima cosa su questo quadro: le prime due cifre in verde che vedete di nostra spettanza, che sono 680.000 più 950.000, che sono legate al fondo ordinario regionale, e anche la terza verde, quindi 193.000, che sono legati ai disabili sensoriali, qua c'è un vincolo anche molto specifico di destinazione, sono addirittura stati già pagati di quest'anno, e questo ve lo anticipo perché poi nelle slide successive ha sicuramente avuto un effetto sulla variazione del bilancio che stiamo andando a vedere, perché la somma di quelle cifre lì fa 1.631.851,90, quindi a livello di cassa, e in questo momento sto ragionando solo di cassa perché non c'è niente di nuovo, era quanto avevamo previsto, era quanto avevamo ottenuto l'anno scorso, ma quello che non ci aspettavamo era il pagamento effettivo già nel corso del 2020. Quindi evidentemente lo sblocco del patto di stabilità, di tutta una serie di vincoli che in questa situazione di emergenza ha consentito anche alla Regione di effettuare il pagamento, ci sono già arrivati di, ripeto, liquidi di cassa tutta questa somma qua. E questo ci ha consentito di fare sostanzialmente due operazioni che sono i primi due punti che vedete elencati in questa seconda slide. Chiudere definitivamente la questione anticipazione di cassa per quanto riguarda il 2020, il che vuol dire abbassare le partite di giro per la gestione delle anticipazioni di cassa di 523.393,64, e dall'altro lato, avendo maggiore liquidità, abbiamo potuto accelerare decisamente i tempi di pagamento delle fatture, e in questi giorni andremo a regime
con il pagamento di tutte le fatture fino al 30 di settembre 2020, quindi senza utilizzare anticipazioni di cassa, ma dovendo rivedere sostanzialmente la parte del bilancio di cassa, che è il terzo punto di questa slide, che sta all'interno di questa variazione, perché sulla scorta degli anni precedenti noi avevamo fatto una stima di capacità di spesa a livello, ripeto, solo di cassa dei vari capitoli, ottenendo in anticipo queste somme, come dire, siamo andati a rimpinguare tutti i capitoli per consentirci di effettuare poi i pagamenti di tutte queste fatture. Quindi diciamo che questo sono tutti elementi sostanzialmente positivi. Dal lato spesa ho riportato l'elemento dolente che avevamo avuto soprattutto l'anno scorso, se vi ricordate, dell'incremento notevole della spesa per l'inserimento di minori, a volte madri, in strutture residenziali. Sostanzialmente rispetto alla previsione abbiamo un leggerissimo calo, se vi ricordate stavamo parlando di circa 180.000 euro ancora di aumento di spesa rispetto al 2019 definitivo da consuntivo, dove invece l'aumento era stato di 400.000 euro, come forse riuscite a prevedere da questa slide e soprattutto dal trend del grafico. Ad oggi siamo riusciti a ridurre leggermente questo ulteriore incremento, sembra di parlare della diminuzione dei positivi, del trend dei positivi, lo schema è quello di abbiamo solo più la necessità, tra virgolette, di 154.000 euro ancora di aumento. Siamo arrivati a una spesa di 1.626.000 per quanto riguarda questa voce di spesa. La speranza è quella di ritagliare qualcosetta nel mese di dicembre, però sapete bene che lì le emergenze possono scoppiare da un giorno all'altro, quindi pur mancando solo più un mese, può ancora succedere qualcosa. Altra operazione che di nuovo è abbastanza tecnica, ma di fatto sta nella variazione di bilancio. Come sapete, i contratti dei dipendenti pubblici, compresi quindi anche quelli dei dipendenti del consorzio, sono tutti e due scaduti, e quindi avevamo già previsto nei vari capitoli di bilancio una somma prudenziale di adeguamento che dipenderà poi dal contratto nazionale quando e come arriverà. Non ci sono stati né rinnovo del contratto dei dirigenti, che è vecchissimo, per cui manca ancora il 2016-18 come vi ho indicato qua, né quello dei dipendenti, che per noi ovviamente è la parte preponderante essendo il numero ovviamente molto maggiore, che invece è scaduto dal 2019 e che probabilmente inizierà a dare i suoi effetti dal 2020 e a seguire. Se avete sicuramente già analizzato anche nei comuni, probabilmente avete sentito che nella finanziaria sono state inserite delle somme per il rinnovo degli statali, quindi dell'apparato centrale, non degli enti locali, quindi noi comunque siamo tagliati fuori dal beneficio diretto della finanziaria, ma in analogo modo dobbiamo prevedere delle somme da accantonare a bilancio, perché se verranno riconosciuti degli aumenti già a valere dal 2020, dobbiamo essere coperti da quella parte lì prudenzialmente con un fondo che si chiama accantonamento di parte dell'avanzo, e che abbiamo quantificato nella somma dei due rinnovi contrattuali in 67.700 euro. Ovviamente finché non ci sarà l'effettivo rinnovo, quella somma lì è solo lì vincolata e non potrà essere utilizzata per altro. Poi nel momento che si sarà il rinnovo del contratto si valuterà se è sufficiente, se non è sufficiente, e l'eventuale avanzo di quella somma lì finirà nell'avanzo libero, a quel punto lì nell'avanzo dell'amministrazione. Alcune conseguenze dell'emergenza Covid, ho cercato di evidenziarne alcune principali, per cui portano in riduzione almeno il bilancio dell'esercizio 2020 rispetto a quanto l'avevamo previsto nel mese di maggio, se non ricordo male. Ci sono state sicuramente una riduzione di alcuni servizi aggiuntivi che i comuni avevano affidato al consorzio, in particolar modo penso ai servizi di trasporto, che proprio in questi giorni qua abbiamo comunicato a tutti i comuni interessati le nuove cifre di previsione di spesa che sono state in riduzione, perché alcuni mesi il servizio si è interrotto. Abbiamo avuto alcune riduzioni delle borse lavoro, perché immaginate che nei mesi dove c'era blocco o comunque molte limitazioni nei luoghi di lavoro, comunque
le persone che venivano inviate da noi a fare il tirocinio non potevano accedere, quindi in quei mesi lì comunque non hanno beneficiato delle indennità di borsa lavoro. Abbiamo conseguito i servizi dei centri di urgenza, anche se un po' la partita di giro, perché meno entrate e meno spese in questo caso qua, il servizio mensa è stato ridotto, vedete, per una cifra di 26.000 euro, perché anche qua alcuni mesi i centri diurni sono stati completamente chiusi, in altri mesi abbiamo iniziato a riaprire parzialmente, quindi con meno frequenza e comunque senza servizio mensa in un primo periodo, e poi si è riaperto anche quello. Quindi abbiamo stimato che comunque c'è una riduzione di 26.000 euro del costo della mensa, ma che si ripercuote perché è l'unica spesa, diciamo, compartecipata dagli utenti in mancate entrate da parte dell'utenza. Quindi è una partita di giro, ma era per darvi il segnale che il fatto che l'esercizio 2019 si riduca notevolmente rispetto alla previsione è anche dovuto a tutti questi elementi qua. L'elemento però più consistente della diminuzione dell'esercizio 2020 e dell'aumento conseguente dell'esercizio 2021 è, diciamo, il mondo dell'area progetti, dove anche qua alcune attività sono state interrotte per forza di cose, perché pensate a tutti gli scambi culturali piuttosto che le riunioni, la formazione in periodo di restrizioni sia della primavera che attuale hanno dovuto rivedere e allungare per forza di questi tempi. Abbiamo avuto tutta una serie di autorizzazioni a proseguire anche oltre la scadenza, diciamo, dei progetti, e quindi tutta una serie di somme che erano a bilancio 2020 con questa variazione la spostiamo sull'esercizio 2021. Questo perché sicuramente noi non riusciamo ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre, contrariamente credo ad alcuni di voi, se non tutti i vostri comuni, ma spostandolo già sull'esercizio 2021 del bilancio triennale 2022 ci consente di utilizzare comunque queste somme anche nel periodo di esercizio provvisorio, che potrà durare 3 mesi o quanto sarà necessario a seconda di come sarà la situazione. Qua ve li posso leggere molto velocemente. Alcuni, ripeto, sono degli spostamenti, alcuni sono dei nuovi finanziamenti. Le somme non sono alcune neanche così consistenti, ma abbiamo pensato di fare un riepilogo generale, quindi questi che vedete sono attivazione europea o diretta o indiretta, i primi tre indiretta, nel senso che transitano dalla regione e poi arrivano a noi, e sono tutti e tre degli slittamenti, se non ricordo male. I primi due sono legati al mondo dell'immigrazione, quindi i famosi PAN, il fondo PAN 2014-2020. Il secondo era il famoso progetto WeCare, che invece doveva chiudersi, diciamo, nei primi 4 mesi, se non ricordo male, del 2021. C'è scritto nella slide, giustamente, quindi abbiamo comunque l'autorizzazione ad andare oltre, e quindi tutta la parte non spesa della seconda annualità la facciamo slittare sul 2021, e sono 134.000 euro. Conviso è un progetto decisamente chiuso, se vi ricordate era finito a fine 2019, ma siccome noi eravamo in capofila e le quote partner ci verranno assegnate, e noi a nostra volta le trasferiremo ai partner italiani e francesi solo a seguito di verifica da parte degli organi competenti, tutto il 2020 non ha portato ad ottenere, diciamo, questa verifica e queste somme. Quindi le avevamo messe sull'esercizio 2020, la verifica non ci sarà, ci sarà nel 2021, e quindi siccome anche qua non è tecnicamente una partita di giro, ma quasi come se lo fosse, quelle somme lì, quando ci verranno prima riconosciute e poi elargite, noi non faremo altro che girarlo sostanzialmente in buonissima parte ai due partner francesi e ai due partner italiani. L'ultimo, che invece transita dall'asta 1, che è la capofila, è un progetto in questo caso che avevamo iniziato a ragionare anche qua sul finale del 2021, ma non è partito, sempre per gli stessi motivi, e quindi anche qua la nostra quota, invece che questa è effettivamente per il consorzio di 32.000 euro, la facciamo slittare sull'esercizio successivo. Ultima, e ho finito perché ce n'è ancora un'altra, ma qua.
Ecco, invece la parte di rosa, non so quanti colori riuscite a vederla, è soprattutto la prima voce e tutto quello che è legato, diciamo, al reddito di cittadinanza, che ha due finanziamenti che io ho tentato di mettere nella stessa colonna per spiegare che sono praticamente utilizzati per la stessa destinazione, quindi Fondo Povertà 2021, che anche qua non abbiamo ancora la conferma ufficiale della cifra, e quindi prudenzialmente abbiamo stimato di nuovo come quanto assegnato nel 2020 per 567.000 e quanto non abbiamo speso nel 2020 del fondo inclusione, che ha una durata triennale, lo andiamo ad imputare all'esercizio del 2021 e sono 103.000. Quindi abbiamo per quel elemento di circa 670.000 euro di risorse vincolate a quello. Gli altri sono decisamente meno rilevanti, comunque ve li leggo velocemente. Erasmus era tutto un progetto di scambi con altri paesi europei, Spagna, Polonia, Francia, anche qua immaginate benissimo che è saltato tutto nel 2020. Probabilmente se si potrà riaprire questo discorso a fine pandemia potremo avere quelle risorse libere nel 2021. Agenzia Piemonte Lavoro è legato al discorso che vi dicevo prima degli inserimenti lavorativi, anche qua il progetto è partito nel 2020, ha avuto almeno uno se non due stop dovuti all'epidemia e quindi anche qua tutte le risorse destinate al lavoro dei nostri operatori e ai trasferimenti in borse lavoro, l'avviso semplifico per i soggetti coinvolti sono slittati decisamente sul 2021 per quasi 66.000 euro. Gli ultimi due sono due fondi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Cuneo, anche qua progetti che già avevamo visto, non sono così rilevanti, Orizzonte Veda, Mondo Disabilità, Masna, Mondo Minori Immigrati, se non ricordo male, le somme sono decisamente meno rilevanti, 11.360 e 6.500, che anche queste andiamo a spostare, diciamo, sull'esercizio 2021. Il totale di tutta questa tabella qua è circa 2 milioni di euro, ovviamente vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il 2020, lo vedremo solo durante il 2021 se saremo in grado di come dire, fare le attività che ci consentiranno di avere tutte le risorse o se anche lì a causa pandemia dovremmo ulteriormente slittare su alcune di queste voci qua. Chiudo dicendo che ho il parere favorevole del revisore dei conti qua davanti a me e vi dico che sostanzialmente per l'anno 2020 il di previsione a questo punto pareggerebbe in 20.693.000 euro circa, l'esercizio 2021 sale a 19.477.000 e il 2022, che è molto lontano da noi, a 16.781.000 euro. L'ho fatto un po' lunga, scusatemi, ma credo di aver detto tutte le cose fondamentali di questa variazione di bilancio. Grazie Presidente Piola, hai da integrare? No, se ci sono delle domande. No, ci sono degli interventi rispetto all'introduzione del Presidente Piola dalla relazione del Ragionier Morra. Io ho colto un dato, forse una curiosità. Quando hai detto che c'è un leggero calo per i minori rispetto all'anno precedente, cioè con la situazione che stiamo vivendo nel territorio. Ma non è rispetto all'anno precedente, è rispetto alla previsione. Ah, rispetto alla... Quindi, chiedo scusa. Avevamo fatto una previsione di aumento, diciamo, di 180.000 euro. Ad oggi possiamo dire che eravamo un po' eccessivi e l'aumento, ma sempre di aumento, sto parlando, è di 150. Quindi si riduce la previsione, ma il trend è ancora di crescita, meno rilevante che nel 2000. Quindi conferma di questa crisi. Purtroppo il trend è confermato. Diciamo. Grazie. Interventi? In videoconferenza, interventi? Se non ci sono domande, dobbiamo passare alla votazione. Segretario, la proposta, come è stato per le riunioni precedenti, visto che dobbiamo fare due votazioni, possiamo dire ognuno di noi d'accordo rispetto all'appello che verrà fatto, oppure contrario, d'accordo, cioè fare le due dichiarazioni ogni volta che c'è l'appello di un componente dell'Assemblea.
rispetto alla prima e alla seconda votazione. È un sistema che abbiamo già, un sistema che abbiamo adottato le altre volte. Se va bene a tutti, avanza di fare due volte l'appello. Corriamo un po' di più, se vi piace. Sentiamo se ci sono contrari. No, solo una cosa, Presidente. Forse è arrivato Fossano. Se ci conferma la presenza Fossano... C'è Fossano? Sì, sono presente, presente. Buonasera, Sindaco. Buonasera, ho avuto dei problemi di collegamento, infatti mi sono collegato un 3 o 4 minuti dopo e volevo solo chiedere, visto che se era possibile mandare poi in anticipo tutto quanto, da essere variazioni, essere bilancio, essere tutto, perché io non ho ricevuto nulla di quanto letto stasera. Era tutto depositato? Mi risulta che sia depositato, Giorgio? Sì. Chiaro che non le abbiamo trasmesse, sono nelle nostre sedi, se si vuole... Cioè, ma capite anche voi che con questo periodo alto di Covid, di emergenza sanitaria, forse trasmetterlo era la cosa più normale di questo mondo, no? Che andare tutti a vedere scartabellare il cartaceo. Poi è soltanto una mia impressione, ma va bene. No, ma come dire, se ce lo chiedete, possiamo... Abbiamo sempre mandato gli atti che gli ha chiesti, Benissimo. Ma anche come passi. Quindi richiesta accolta. Passiamo allora al segretario. Datemi i millesimi di Fossano, per favore. 145. Confermo. Ok, allora facciamo l'appello per la votazione. Prego. Bagnolo Piemonte. Presente, favorevole. Barge. Presente, favorevole. Non è necessario che diciate che siete presenti, perché no, se rispondete... Espressione di voto. Cavaller Maggiore, perdono. Favorevole. Cervere. Favorevole. Postiglione Saluzzo. Favorevole. Faule. Favorevole. Fossano. E non avendo visto nulla prima, mi astengo, favorevole. Ok. Manta. Favorevole. Marene. Hai detto Marene? Sì. Ah, scusa, favorevole. Allora, poi ho saltato Lagnasco che è arrivato dopo perché ce l'ho in un altro posto. Lagnasco, scusate. Favorevole. Grazie. Ostana. Favorevole. Paesana. Favorevole. E qua presente, favorevole. Ha saltato anche Melle, che qua presente. Favorevole. E mi conferma favorevole. Aspetta un momento. Allora, Melle è presente in presenza. Presente e favorevole. Però c'è qualcosa che non mi funziona a questo punto. Allora, Melle abbiamo detto favorevole. Scusate, è vice... Correggendo un asterone diverse volte, allora. Dunque, abbiamo detto Ostana favorevole. Melle ha votato, Paesana. Favorevole, presenza. Colonghera. Favorevole. Racconigi. È presente. Rebellio. Non sento il voto di Revello. Grazie. Di Freddo. Favorevole. Rossana. Salmur. Favorevole. Saluzzo. Favorevole. Santa Albano Scura. Favorevole. Savigliano. Favorevole. Carnafigi. Favorevole. Torre San Giorgio. Favorevole. Trinità. Non sento nessuno. Trinità.
Voi sentite Trinità? No, no, ma lo vediamo collegato. No, andiamo avanti, poi torniamo al limite. Benasca. Benasca. Favorevole, favorevole. Verzuolo. Favorevole, favorevole. Ottignasco. Favorevole, favorevole. Allora, ci manca sempre Trinità. Murello, lo vedete? No, Murello non è presente. No, ma forse è Murello che parla. Io ci sono, non mi vede. C'è qualcosa che non vede. Oh, Madonna Santa, allora. Allora, Murello, quanti millesimi? Cinque. Trinità, c'è o non c'è? È collegato ma non lo si chiama. Se non vota, se non fa qualche segno, qualcosa che possiamo registrare che è stato favorevole, la do assente. Trinità. Boh, Trinità assente. Quanti millesimi Trinità? Pronto? Arriviamo. 13. Quindi abbiamo avuto un sacco di movimento, riepiloghiamo. Abbiamo cominciato in 26, poi teoricamente ne sono arrivati 3, ma ne è uscito uno. Quindi siamo 28, è giusto? Direi sì, 28. Sì. E quelli in presenza non sono cambiati, sono cambiati solo quelli in remoto, giusto? 6. Esatto. Il totale è 793 millesimi. Allora, 793 meno 145 in presenza. Fermo. Fa 648 in remoto? Sì. Scusate, ma cambiando così diventa veramente complicato riuscire a fare un verbale che abbia un senso, Allora, quindi noi abbiamo 793 millesimi, senza contare Trinità. Quindi la votazione che abbiamo appena fatto ci dà presenti in remoto. Dunque, abbiamo detto sono 28, quindi sono 20, 22 in presenza, 22 in remoto, millesimi del remoto. L'avevo già compilata tutta, mannaggia, non la faccio più un'altra volta. 648. 628. Totale presenti 28. Millesimi. 693. C'è una frequentissima coincidenza, il postrano è esattamente identico alla somma dei millesimi dei presenti in persona. Sì, sì, sì. 145 entrambi, no, solo perché si è seduto, quindi dobbiamo dal totale. Sì. Fermi, io devo ricostruire tutto, non sono ancora arrivato al conto, invece sto ancora contando i presenti. Quindi sono presenti in persona 6 con 145 millesimi, presenti in remoto 22 con 648 millesimi. Totale 28 presenti e 793 millesimi. I favorevoli sono 793 meno 145, che fa 648, giusto? Quindi sono favorevoli in 27 persone con 648 millesimi. Contrari nessuno, astenuti 1 con 145 millesimi, che è Fossano.
mentre la votazione per l'immediata eseguibilità dà la presenza che abbiamo detto prima e tutti favorevoli, me la correggo dopo. Va bene, ok? Grazie. Approvato. Passiamo al punto 2, quote di adesione dei comuni per l'anno 2021. Presidente Piola deve fare una grande comunicazione nuova, no? Allora, mi sentite da qua, perché visto che c'è un problema di era ora. Ok, perfetto. Allora, sì, per quanto riguarda questa delibera, stiamo parlando dell'annuale comunicazione delle quote. Questo, come sapete, è importante farlo in questa fase perché è quello che serve a tutti i comuni per andare a inserire poi nel proprio previsione di bilancio. Nonostante il fatto che la Regione Mora ha spiegato prima, no, che ci sono ovviamente alcune mutazioni nell'ambito dei costi dei servizi e alcuni temi legati appunto sia alla pandemia, l'effetto che potrà ancora avere il prossimo anno. Nello stesso tempo abbiamo alcune immagini che si sono generate anche per effetto di trasferimenti regionali. Per contro, non abbiamo ancora ad oggi in realtà idea se cosa succederà sul piano regionale, se ci saranno appunto a conferma di quello che è già avvenuto quest'anno, come dire, quest'anno c'è stato, come ci auguriamo anche il prossimo anno, non ci sono né motivi né presupposti per andare a richiamare una qualche variazione rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in ottica prudenziale mi sembra che andare a proporre in assemblea la riconferma di quelle che sono le quote che fino ad oggi abbiamo approvato, no? Mi sembra una scelta giusta e corretta di andare appunto a proporre questo. Pertanto la proposta è quella di mantenere la quota annua base pro capite a 29,20, mentre per quanto riguarda i comuni di seconda fascia 30,66 e quelli di prima fascia 32,12, esattamente come sono stati finora, come hanno già l'anno scorso. In questo modo, se l'Assemblea andrà ad approvare, avremo la possibilità di mantenere tutti i servizi ad oggi aperti e affrontare con tranquillità il prossimo anno, nella speranza appunto che ci sia poi la conferma di tutto quello che sono l'altra parte, no? Cioè gli altri due terzi, diciamo, del nostro bilancio che arrivano dalle varie contribuzioni sia regionali che statali e dalla restituzione dei servizi da parte delle ASL, e a fronte di questo quindi poter affrontare con serenità il prossimo anno, che sarà un anno che ancora almeno speriamo per il minor tempo possibile, ancora in qualche modo con un'incidenza forte della pandemia in corso, ci auguriamo che inizia il più presto possibile. Ci sono interventi rispetto al punto 2, criteri e indirizzi della quota di adesione comuni per l'anno 2021? Se non ci sono interventi, passiamo all'approvazione con una delibera, un'espressione sola di voto. Prego, segretario, facciamo il giro. Dottor Mana. Dottor Mana. L'immagine è ferma, quindi credo che sia successo qualcosa. Dottor Mana. Sta chiamando. Pronto? E riparta da lì, direi. Ah, è saltata la connessione. Ah, proprio non riesce a accedere al computer. Facciamo il video a voce lì. Mettilo in viva voce. La mettiamo in viva voce dal telefono. E deve ripartire dal link. Se è ripartito dal PC.
proprio spento. No, no, ma adesso è ripartito il computer? Come si dice? Meno male che sono solo tre punti. Non so se ci fanno finire stasera. Non so, se no la metto in viva voce dal cellulare. Lo sentiamo? Ok, lo faccio entrare. Sì, sì, ok. Allora, dovrebbe esserci perché l'amico mi dice che l'abbiamo già, già, quindi dovrebbe farla entrare. Vediamo se è tornato. Abbiate pazienza, mi sentite? Sì, la sentiamo già. Abbiamo, okay. C'è stato un casino, mi si è spento il computer, mai visto una roba del genere. Scusate, okay. Abbiate pazienza. Ecco, facciamo il voce per il vuoto. Ecco, dottor Mana, il voto, prego. Aspettate che devo recuperare tutto, perché mi è saltato tutto, non mi ha salvato niente, mi ha perso tutto quanto. Abbiamo segnato tutto, vero? Lo so, ma io avevo tutte le tabelle dei presenti, è un bel pasticcio da rifare. Comunque. Facciamo il giro? Un attimo! Mi ha perso tutto. Porca vacca, non mi ha salvato niente. Stia calmo. Non mi ha salvato niente. Anche noi, Ce l'abbiamo anche noi, Benedetto, se vuoi lo facciamo noi, dai. È registrato. Tanto l'ho registrato tutto, quindi. No. Ma porca miseria, ma che ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Ci sentiamo? Sì, almeno spenga il microfono. Questo è il consiglio del sindaco. Allora, ci siamo? Allora, datemi, se mi mettete in premura sbaglio ancora di più. Abbiate un minimo di pazienza, per favore. Allora, proviamo. Bagnolo Piemonte. Favorevole, favorevole. Barge. Solo un voto. Solo un voto. Barge, favorevole. Cavalier Maggiore. Favorevole. Cervere. Favorevole. Costigliole. Favorevole. Faule. Favorevole. Manta. Favorevole. Arene. Favorevole. Allora, poi qui Melle c'è, giusto? Melle presente da remoto. Mi ha perso completamente tutto. Ha trattato sia Lagnasco che Fossano. Ho perso tutto. Allora, sono arrivati, la volta scorsa sono arrivati, Lagnasco, devo tornare. Sono arrivati Lagnasco, Melle, no, Melle ce l'avevo già. Porca miseria, allora, Lagnasco, chi ho saltato? Ditemi chi ho saltato. Lagnasco. Fossano e Lagnasco, in ordine. Allora, Fossano, 145. Fossano. 145 l'ho imparato a memoria anch'io, R. Poi che è arrivato anche Murello, 5. 5 e poi è andato via Trinità e vale 3. Ci sono, se mi sentite ci sono. La votazione scorsa non c'era, adesso poi vediamo. Ok. Quindi la votazione scorsa è arrivato Lagnasco, è arrivato Fossano, è arrivato Morello, è uscito Trinità. Quindi abbiamo finito in qualche modo, che non sappiamo e poi ci penseremo. Allora, seconda votazione, seconda salva, perché sono qui. Poi abbiamo detto, abbiamo fatto votare, deve votare Fossano, quindi ho saltato Fossano. Favorevole. Abbiamo detto che Lagnasco ha votato. No. Manta e Marene hanno votato. Melle. Lagnasco non aveva ancora votato. Lagnasco vota allora? Favorevole. Manta? Favorevole. Marene? Melle? Favorevole.
Melle favorevole. Dunque, poi dopo chi c'è? Murello. Favorevole. Ostana. Favorevole. Paesana. Favorevole. Polonia. Favorevole, presente. Favorevole. Allora, ho detto Paesana, Polonghiera l'avevo già detta, perché se mi parlate sopra è ancora peggio. Sì, Polonghiera favorevole. Racconigi. Favorevole. Revello. Favorevole. Rifreddo. Favorevole. Rossana. Favorevole. Salmur. Favorevole. Saluzzo. Favorevole. Sant'Albano Stura. Favorevole. Savigliano. Favorevole. Scarnafigi, perdon. Favorevole. Torre San Giorgio. Favorevole. Trinità, se c'è, lo prendiamo. Favorevole. Venasca. Favorevole. Verzuolo. Favorevole. Votignasco. Favorevole. Quindi, allora, alla fine della fiera, questa volta siete 29, giusto? I millesimi sono, boh, non li so più, li ho persi. Farebbero un 3D. Quanti sono i millesimi? 7. Pronto? Sì, sì, stiamo verificando. 7, 9, 8. 7, 9, 8, voglio solo fare una verifica anch'io. L'altro giro erano 7, 9, 3, no, non funziona. Dovrebbero essere 793 più 13, dovrebbero essere 806. 806, però... Ah, ecco, allora andiamo più d'accordo. Non ci quadra col computer, aspetta. Allora è giusto adesso, probabilmente c'era un problema prima, adesso è 29.798. Allora bisogna correggere, allora 29.798. Quindi bisogna levarne 13, prima faceva 7.85. Ah, cavolo! Il conto è giusto, ma era meno 13 perché 30 è 13, quindi fa 7.85. Quindi l'altra prima era 28785, devo rifare il verbale, ma non importa. Quindi l'altra seduta si è chiusa a 28785, giusto? Giusto. Questa seduta qua si chiude a 29798, punto? Confermo. Grazie. Dobbiamo andare avanti. Quindi approvato, passiamo al punto 3. Criteri e indirizzi per la nomina del direttore generale e l'aggiornamento. Questa è una conseguenza dell'articolo 15 dello statuto che assegna una competenza al consiglio di amministrazione per la nomina del direttore generale sulla base degli indirizzi stabiliti da questa assemblea. Prego, presidente Piola. Allora, qui si tratta, appunto, come ha detto il Presidente Paneo, di portare in approvazione all'Assemblea i criteri e gli indirizzi per la nomina del Direttore Generale. In realtà è una delibera che viene proposta all'inizio di ogni nuovo mandato del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito, appunto, di andare a individuare, secondo
quanto stabilito da, dalle varie regolamenti vigenti e da quello che è previsto anche dallo statuto consortile, di andare a definire quali sono i criteri, che sono criteri ovviamente che richiamano tutte le logiche legate alla necessità di dotarsi di un direttore generale che sia in, che abbia l'esperienza, le competenze, le capacità necessarie per gestire un consorzio con siffatte strutture, no? Quindi con un'articolazione della struttura come ben conoscete, con un numero di dipendenti sia diretti che indiretti tramite quelli che sono in appalto e le varie strutture con cui è conformato, che abbia tutte le capacità e professionalità necessarie. Nel far questo si richiama a una serie di inquadramenti generali che prevedono appunto per un ente di queste caratteristiche, quelle che devono essere le caratteristiche che i dirigenti devono avere. Nell'ambito di questo si tratta anche di dotarsi di uno strumento che, di fronte alla possibilità nel corso appunto dei prossimi anni, che quello che direi ad oggi è probabile possa essere una riconferma di chi oggi già fa il direttore generale, di dotarsi di avere i criteri per eventualmente andarne a individuare ancora altri. Questo è, come dire, è stato passato al vaglio di tutta la struttura e quindi di conseguenza anche della parte, diciamo così, più che ne ha dato la conformità anche giuridica, quindi l'impostazione della delibera è stata verificata ai vari livelli, pertanto ci riteniamo di poter sottoporre all'Assemblea per portarla in approvazione, perché sostanzialmente cioè il possesso dei requisiti necessari, il fatto che si richieda di aver svolto almeno per 5 anni nell'ambito del settore socioassistenziale direzione di enti, il fatto di avere come scelta prioritaria all'interno delle professionalità già presenti con queste caratteristiche all'interno del consorzio stesso, a mio parere consente effettivamente di dotarci di uno strumento che possa permetterci di prendere in considerazione tutte le possibilità e allo stesso tempo di dotarci, nel caso non ci fosse una soluzione interna, dotarci di un direttore generale anche esterno che abbia le capacità e che conosca effettivamente una realtà complessa come quella che appunto andrebbe a dirigere. Quindi questo è un po' il senso della delibera che, come dicevo, ogni 5 anni quando c'è la ripartenza un nuovo mandato viene riproposta e sulla base del quale il consiglio di amministrazione procederà poi con l'individuazione e con tutte le altre delibere conseguenti a questa per indire il nuovo direttore generale a seguito della elezione del nuovo consiglio di amministrazione. Grazie Presidente. Gli interventi rispetto al punto che riguarda la proposta e gli indirizzi per quanto riguarda la nomina del direttore generale? Non ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi passiamo alla votazione doppia, come abbiamo fatto per quanto riguarda il bilancio di previsione, dichiarare immediatamente d'accordo, d'accordo, oppure contrari, contrari, astenuto, astenuto. Doppia dichiarazione per la doppia votazione. Prego, segretario. Ok, allora, Bagnolo Piemonte. Favorevole, favorevole. Arge. Favorevole, favorevole. Cavaler Maggiore. Favorevole, favorevole. Prevere. Favorevole, favorevole. Costiglione Saluzzo. Favorevole, favorevole. Faule. Favorevole, favorevole. Rossano. A me dispiace perché sarò l'unico che non ha visto nessun tipo di atto depositato, in quanto non sono potuto e non sono voluto andare a vedere. Ringrazio ovviamente tutti gli altri 28 che hanno visto di che cosa stiamo parlando, e io ovviamente sarò contrario o favorevole nella seconda. Frassino, Genole, Isasca, Lagnasco. Favorevole, favorevole. Manta. Favorevole, favorevole. Marene. Favorevole, favorevole. Melle. Favorevole, favorevole. E favorevole in sala. Murello.
Favorevole, favorevole. Ostana. Favorevole, favorevole. Paesana. Favorevole, favorevole. Colombera. Favorevole, favorevole. Maconigi. Non ho sentito Maconigi, scusate. Favorevole, favorevole, Maconigi. Grazie. Furello. Revello. Di freddo. Favorevole, favorevole. Rossana. Favorevole, favorevole. Rossana presente in sala. Favorevole, favorevole. Russo. Favorevole, favorevole. Sant'Albano Stura. Favorevole, favorevole. Favigliano. Favorevole, favorevole. Carnafigi. Favorevole, favorevole. Torre San Giorgio. Torre San Giorgio, non ho sentito. Favorevole, favorevole. Trinità. Favorevole, favorevole. Benasca. Favorevole, favorevole. Verzuolo. Favorevole, favorevole. Bottignasco. Favorevole, favorevole. Quindi la seduta termina con questa votazione. Votanti 29. Allora, favorevoli al deliberato 653, giusto? Sì. Mentre le migliori seguibilità sono, allora, favorevole al deliberato 28 e 653, contrari 1 e 145. Invece la migliore visibilità è unanimità, 29.798. Così? No, per me è finito. La riunione è chiusa alle 18.20. Non ci sono comunicazioni. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.